Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo qui una macchina molto moderna, come possiamo vedere, ed è una macchina interessante di cui adesso andremo a parlare. Ovviamente vi ricordo, anzi non vi ricordo, di iscrivervi al canale, non fatelo, perché tanto i video li potrete vedere ugualmente, però se lo farete mi farà piacere. Va bene, detto questo, andrei subito ad iniziare con questa enorme macchina fotografica moderna, ma anche se la forma la ricorda, non è una macchina digitale. Stiamo parlando della F100, è una macchina della Nikon recentissima, e ovviamente ci sono altri che potranno sicuramente parlarvi di Nikon così moderne. Per esempio vi ricordo Riccardo, che non conosco direttamente, ma che ha un canale chiamato Nikonisti, che fa molte recensioni su macchine fotografiche Nikon ed è molto esperto di Nikon. Però lui non mi sembra che abbia fatto una recensione sulla Nikon F100. Questa Nikon, la F100, è una Nikon prodotta nel 1999. Siamo alla fine dell'epoca analogica, e la Nikon produsse questa macchina fotografica molto interessante, secondo me, e forse anche più interessante della F5, che era l'ammiraglia di casa Nikon. Fu prodotta fino al 2011, quindi in periodo ampiamente digitale, e questa io l'acquistai più o meno in quell'epoca. È una macchina veramente molto interessante, a mio avviso. Ovviamente stiamo parlando di una macchina completamente elettronica e che al mancare delle batterie non scatterà, non c'è alcuna possibilità. Però monta delle batterie a stilo AA, quindi abbastanza semplici da recuperare. Ovviamente, altra cosa da dire, se l'elettronica avrà un problema, la macchina morirà. Detto questo, è una macchina, una delle ultime macchine analogiche, ma ormai il mondo stava già volgendosi al digitale, quindi ha tutte, ma proprio tutte, le caratteristiche, anzi diciamo quasi tutte, perché diremo che una non ce l'ha, e quasi tutte le caratteristiche che doveva avere una macchina a quell'epoca per essere una macchina professionale, e in effetti questa fu perlomeno una semiprofessionale. Qui la vedete montata con un'ottica modernissima, 24-70, 2.8, serie G, nanocristalli, quindi un'ottica anche più tarda della macchina stessa, ed è una macchina che ha è un'ottica che a pellicola rende veramente giustizia a questa macchina. E qui c'è anche montato il battery pack o motore, che aumenta anche la raffica, ma questo si può smontare ed è una delle caratteristiche che me la fa preferire alla F5, per esempio, perché se io tolgo questo battery pack in questo modo, notate come la macchina è veramente più piccolina. Al di là dell'ottica grande che è montata qui, è una macchina maneggevole. È una macchina maneggevole e quindi diciamo più agevole di quanto possa essere invece un F5, dove il grip è completamente annegato nella macchina. Quindi, infatti, poi nell'F6, l'ultima ammiraglia di casa Nikon, guarda caso, la Nikon cambiò strategia
e fece anche con quella macchina lì un grip, diciamo come questo, diciamo così, di questa fattura. Una volta rimontato il grip si può usare anche in verticale perché ha su il pulsante di scatto ed anche una delle due ghiere, purtroppo non ha la seconda ghiera perché la macchina è manovrata quasi interamente da due ghiere, una ghiera posteriore e una ghiera anteriore che muovono muovono praticamente tutta la macchina, ma principalmente tempi e diaframmi. Tenete conto che questi obiettivi nuovi, la serie G, non aveva la ghiera dei diaframmi. Su questa macchina possono essere montati tutti gli obiettivi dall'AIS in avanti, anche a fuoco manuale, non c'è problema, con la messa a fuoco si fa agevolmente dentro la macchina. E anche questi nuovi obiettivi della serie G, dove era stata tolta appunto la ghiera dei diaframmi, e la ghiera dei diaframmi è manovrata dalla ghiera anteriore. E quindi praticamente muovendo la ghiera anteriore noi possiamo muovere i diaframmi, invece muovendo la ghiera posteriore noi muoviamo i tempi. Queste sono le impostazioni, diciamo, di default, ma le ghiere possono essere anche switchate perché il tasto custom della macchina permette una miriade di personalizzazioni. Abbiamo qui dietro un tasto che si chiama CSM, che sta appunto per custom, che permette molte personalizzazioni. Poi abbiamo anche un tasto di autofocus dedicato, abbiamo il tasto per blocco dell'esposizione e poi abbiamo una serie di punti di messa a fuoco. Qui vengono introdotti una serie di punti di messa a fuoco sull'intero scena inquadrata e questi possono essere anche cambiati fra loro. Nel mirino vedremo appunto i punti di messa a fuoco. Alcuni di questi sono a croce, nel senso che la macchina andrà a fare una messa a fuoco precisa su entrambi gli assi e sono regolati da questo selettore che si trova dietro sopra diciamo lo sportello che chiude la pellicola. E ha anche tantissime funzioni riguardanti il flash sui tempi lenti, sulla tendina, seconda tendina tempi lenti, cioè veramente completa. Ovviamente ha, neanche a dirlo, le impostazioni per la trasmissione del TTL al flash sulla slitta. E il pentaprisma in questa macchina invece è fisso, non è mobile come per esempio nell'F5 dove si può togliere. Si può rimuovere invece lo schermo di messa a fuoco e cambiare anche il dorso. Altre caratteristiche, beh, il bracketing che questa macchina fa ed è impostabile in passi da un terzo, un terzo di V, mezzo V o un V intero e anche il numero di scatti che si vuole nel bracketing. Legge gli ISO anche manuale e poi il tempo, la raffica di scatto può essere lo scatto singolo, lo scatto continuo o una raffica un po' più lenta. Fino, mi sembra, col battery pack arriva a 5 fotogrammi al secondo. Occhio perché tenendo giù il pulsante finirete il rullino velocemente. A me è successo quando ho riutilizzato questa macchina dopo lungo tempo, ho finito il rullino veramente velocemente. E la correzione anche diottrica dell'oculare, molto importante, e poi abbiamo i modi esposimetrici, lo spot, dove legge circa l'1% della zona centrale e della parte inquadrata, e abbiamo il semispot, dove legge appunto la scena, diciamo quasi tutta la scena, con una prevalenza al centro, e poi abbiamo un matrix. Il matrix era il sistema esposimetrico introdotto dalla Nikon che faceva una media, una misurazione media delle varie scene. Se non erro, fu introdotto con la Nikon F4, ma nella Nikon F100 questo matrix, diciamo che funziona abbastanza bene, almeno a mio avviso funziona molto molto bene, cioè legge la scena bene e espone correttamente, quindi un
Un'ottima introduzione. Viene mosso da questo selettore che si trova sul pentaprisma. Anche la pellicola è, diciamo, mossa, quindi i fotogrammi vengono mossi elettronicamente dalla macchina che passa da un fotogramma all'altro e viene caricata anche molto agevolmente. Presa poi davanti abbiamo anche la presa per il PC del flash e anche la presa per gli accessori come ad esempio lo scatto remoto. E poi abbiamo anche il selettore per le messe a fuoco, se manuale, singola o continua, perché poi avendo dei punti di messa a fuoco dentro, la macchina può essere impostata anche per seguire il nostro soggetto. Altra cosa molto interessante e diciamo utile soprattutto nelle foto sportive. E poi davanti, qui sotto la linea rossa che demarca il fatto, come abbiamo parlato nella Nikon F3 di cui vi rimando il video, è un'introduzione dovuta appunto alla Nikon F3 e al design Giugiaro. Qui abbiamo la riga rossa, ma qua di lato abbiamo un pulsantino che serve per il controllo della profondità di campo, quindi la chiusura del diaframma. Cosa manca a questa macchina? Direi nulla. E invece una cosa manca. Non possiamo sollevare lo specchio, cioè non c'è un pulsante che ci permette il mirror lookup, come viene chiamato. Quindi nei vari selettori che si possono impostare non c'è questa funzione. Se la ritenete indispensabile, l'unica è l'F5. Qui non c'è questa, nell'F100 non c'è questa possibilità. Per il resto è una macchina veramente completa e molto ben costruita. È una di quelle macchine che, per esempio, io amo usare nelle manifestazioni, per esempio. Nelle foto che vedete l'ho utilizzata in una manifestazione che si è svolta a Novara, la rievocazione di un'antica battaglia della guerra d'indipendenza, appunto la battaglia di Novara. Però in quei casi là in cui sei in mezzo alla folla, cioè problema così, avere una macchina come questa ti semplifica la vita. Diciamo che è una macchina da reporter o da fotografia sportiva a pellicola, quindi l'ho usata in passato anche proprio nella fotografia sportiva, nel basket, realizzando alcune foto di un noto cestista, Gallinari, quando ancora iniziava la sua carriera nella Armani Milano e agli inizi della sua carriera. E sapete che il basket non è uno sport lento, ecco, mettiamola così. Eppure fuoco e comportamento della macchina è stato assolutamente perfetto. Mercato dell'usato, oggi questa macchina comincia a ricostare abbastanza. Io l'ho vista anche 250 euro su di lì. Fino a qualche tempo fa ve le tiravano dietro. Ed era veramente un ottimo affare acquistarle. Oggi purtroppo non è più così, non è più così scontata trovare una macchina come questa a un prezzo ragionevole. Secondo me si sta alzando fin troppo il mercato di questa macchina e soprattutto c'è un problema, un difettuccio di questa macchina che è venuto fuori nel tempo, negli anni, e cioè che molte, ma moltissime di queste macchine hanno il dorso, ma anche l'impugnatura che comincia ad appiccicarsi, diventano appiccicose, cioè questa pelle qui dietro, questa finta pelle, si appiccica, cioè rimane la mano appiccicata o attaccata, cioè diventano appiccicosi. Non so il motivo per quale succede. Si trovano molti rimedi, qualcuno più, qualcuno meno, su internet dicono di trattarle in determinato modo, allora non lo so, non so qual è il motivo per
per quale la mano vi rimane, diciamo, attaccata o si squama tutta la macchina. Non ho la più pallida idea e non saprei come risolvere il problema. La mia non presenta questo problema, fortunatamente. Certo, la gomma è un po' morbida rispetto all'inizio, quindi probabilmente qualche problemuccio può averla. La macchina si accende, non l'ho detto, ma col tasto, ruotando il tasto di scatto qui davanti, c'è anche la possibilità di accendere una lampadina cioè di accendere le luci dell'ampio display che c'è sulla macchina stessa. E l'altro difetto è che la gomma con l'uso tende molto a squamarsi davanti e quindi molto spesso va a interferire con la ghiera davanti e questo alcune volte diventa un problema, alcuni tagliano un pezzetto di gomma perché qui praticamente la sporgenza qui davanti va a toccare dentro, dipende sempre dall'utilizzo che è stato fatto della macchina poi in fondo. E quindi questi sono i principali difetti, però non pensiate ad esempio che l'F5 sia esente da difetti. L'F5, per esempio, uno dei suoi difetti è che la ghiera dei tempi, quando girate queste ghiere dietro che muovono i tempi, tende a far saltare i tempi ogni tanto, quindi sono problemi dovuti anche all'anzianità o problemi, diciamo, insiti nella progettazione di queste macchine che ormai hanno anche la loro età. Quindi 2011, data di cessazione di questa macchina, e noi invece la utilizziamo oggi nel 2022 perché è ancora una bella macchina e ci permette di usare le ottiche più moderne fatte per questo sistema. Poi sappiamo che la Nikon con le mirrorless ha cambiato la baionetta e quindi non potremo usare le lenti della serie Z, che invece sono lenti dedicate esclusivamente alla serie Z delle macchine digitali. Però tutte le macchine e tutte le ottiche per le macchine analogiche, dalla IS, dalla I in avanti, possono essere utilizzate su questa macchina. Io personalmente utilizzo spesso delle lenti a fuoco manuale anche su questa macchina. Se andremo ad usare invece delle lenti come ad esempio le Zeiss, che hanno i contatti elettronici, allora saremo costretti ad utilizzarle non muovendo la ghiera dei diaframmi, ma impostandole come si fa sul diaframma più chiuso e muovendo i diaframmi attraverso la rotella. Non mi sembra, almeno non mi sembra di ricordare, che si possa impostare il diaframma in modo manuale sulle lenti che hanno i contatti, come ad esempio le ZM della Zeiss. A questo punto direi che per questa macchina vi ho raccontato pressoché tutto. È una macchina interessante, non pagatela troppo se la cercate perché oggi il mercato, ve l'ho detto, è un po' impazzito, però è una macchina ben fatta, solida, in mano avete una gran macchina e per alcuni versi è anche meglio della blasonata F5, che sicuramente è più grande, più robusta probabilmente, però anche più pesante, più ingombrante. E ditemi voi cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!